Pioggia TV, Pioggia TV. It's fantastic. Pioggia TV si trova nello spogliatoio dello stadio Aldo e Dino Ballarin. Siamo in compagnia di Giovanni Comersano. No. Pensavo non fosse da lui. No, lui. La rifaccio, va. Chioggia TV, siamo... No, non siamo in diretta, siamo in differita. La rimandiamo integrale. Riandiamo di nuovo. Chioggia TV, spogliatoio del Aldo Dino e Ballarin. Siamo in compagnia del capitano della squadra di calcio VIP, Giovanni Comersano. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Allora Giovanni, intanto chi gioca meglio di voi, visto che siamo tutti qua? Allora, ci abbiamo Yuri Chiechi, Antonio Rossi, Milton, questi sono i più bravi, poi gli altri si adattano, insomma. Ma tu hai avuto qua minacce varie. Allora Giovanni, intanto tu sei un calciatore, insomma, di professione, quindi tu sai giocare perlomeno. Facevo il calciatore di professione. Adesso professione, se ti chiedono la professione, cosa dici? Disoccupato. Disoccupato, perfetto. E chiamerei anche il tuo collega Giorgio, vieni qui, anche lui in teoria anche lui sarebbe un calciatore, in teoria, giusto? Certo. Sì, io sono andato in campagna e caccio. Ma chi gioca meglio, dai, tu o lui? Infatti nessuno dei due. A tavolino abbiamo se parliamo di calcio guardiamo da altre parti. Perché... Allora ragazzi, vogliamo presentare tutta la squadra, visto che sono tutti qua intorno a voi, la presentiamo. No, resta con noi, devi anche giocare. Guarda, se vuoi io ti cedo anche il microfono, mi fai un po' di nomi, ok? Guarda, te lo cedo, è unico, mi raccomando. Bravo. Salve. Salve. Lui è un ex tronista. Ho fatto amici. Ha fatto proprio il trono. Il trono. Donne e donne. È stato uno dei primi concorrenti del gioco delle coppie di Marco Predolini. Come sta vincendo? Salve. Buongiorno. Lui è il futuro. Ciao, tu come ti chiami? Alessio. Alessio. Quanti anni hai? 10. Quanto tempo passi in bagno? Dipende. Ancora voi. Faccio il grande bomber qui. Ci alziamo. Ma perché sei detto grande bomber? Perché sei alzato? Come quando dici bomber si girano 3 o 4? Perché? Il bite lo devo tenere o me lo devo togliere? Il bite lo può tenere per l'intervista. Il bite lo tocco, questo è bravo. Questi sono due grandi giocatori. Hanno militato in grandissime squadre. Salve. Un altro ex collega della MotoGP. Sì, anche Matteo Guerra, che di mestiere fa? tromba le donne più famose di tanto. Va in giro e tromba chiunque. No, sei fidanzato adesso? Non è un tronista, è un trombista. Vabbè, lui fa il trombista. Non è fidanzato. Cioè, è fidanzato, è fidanzatissimo. Anzi, ne abbiamo sentito parlare anche troppo ultimamente. No, passa la palla. Devo spostare la macchina. Sono rimasto da solo e io sono Daniele. Daniele Centro, ho fatto il corteggiatore. Poi stanno molti i miei colleghi, però hanno fatto molto di più. Vieni qua, bello, va, vieni. Questo è piccoletto, però è bravo. Chi sei? Mi chiamo Luca Riemma. Quanto sei impostato, figlio mio? Sono impostato, aspetta, fammi finire. Aspetta un attimo, ieri sera. Fammi finire. Sì. Mi chiamo Luca Riemma, ho fatto Amici, Grande Fratello, okay. No, sto scherzando. No, in realtà stavo imitando lui che si imposta. No, mi chiamo Luca Riemma, sono di Napoli, faccio un posto al Sole d'Estate. Sono dei protagonisti. E poi sta cercando l'ombra, sta cercando un po' l'ombra. La raccolta differenziata a Napoli ora va di moda, quindi sta aprendo una nuova agenzia. Sta cercando, mandateci giù due cartoni. Ehi, mamma, grazie per la vostra disponibilità, grazie ai tronisti. Carrocina napoletana. I tronisti. Vabbè, anche io corteggiatore di uomini e donne. Poi c'è Thomas. Beh, buonasera, sono Thomas Grazioso. Io a differenza loro lavoro, faccio il cantante, sono il pianoforte, danzo, recito. Ci provo anch'io a entrare nel mondo dello spettacolo. No, io vengo da Amici di Maria De Filippi. C'è la macchina. Da caramba che fortuna quest'anno. E allora a questo punto presento un altro mio collega. Anche lui è un cantante, stai mutando. Lui è Amato Scarpellino. Ciao, piacere. Ciao a tutti, parlate con Thomas perché io mi sto cambiando, quindi. Ok, perfetto. E niente, allora io continuo con la presentazione. Qualcuno è scappato? Ciao Amato, grazie di essere arrivato in orario. Sì, chi è rimasto? Vabbè,
Questo soggetto non c'ha bisogno di presentazioni, ragazzi. Ci aveva un mitra e ci ha spaventato da tutti quanti a Gomorra. Ciro. Adesso c'ho... c'ho lo scotch perché sta pezzo. Dai. Non parla perché sa solo il copione quello del film, poi il resto no. Michele, Michele l'abbiamo presentato, Michele. Lui è il caso, il curioso caso di Benjamin Button, Michele Maddaloni, ballerino di Amici. Buonasera a tutti. Si sta facendo una pera piccolina, vedi? Mi chiamo Bomberino, sono di Roma. No, il vero Bomberino è questo. Questo è Bomberino. Bomberino. Gli lasciamo il microfono a lui, vai. Ciao, io sono la mascotte di questa grande nazionale e ne sono molto fiero e sono dei ragazzi fantastici. Sono il gemello di Yuri Keki, fra un po' salterò anch'io come lui. Un bacione a tutti. Il gelato gli piace a lui. Te Claudio. A chi? A te piace il gelato. La mela.